Ciao bella gente, ho già iniziato questo video 4 volte perché faccio fatica. Come leggerete dal titolo, è faticoso, ma non è faticoso per altro. Sono andata a fare un'uscitina con una mia carissima amica, abbiamo parlato di questo argomento. Le ho detto che avevo voglia di fare questo video, ma che non volevo assolutamente che fosse un video in cui si strumentalizzasse quello che sto per dire, per cui sarà un video totalmente diverso. Un video in cui non ci saranno numeri, quindi ragazzi, ragazze, ragazzine, uomini, donne che avete questa malattia, l'anoressia, non aspettatevi che in questo video ci siano numeri, pesi, quantità di cibo, quantità di magrezza, ossa che spuntano, no, ossa che spuntano, no, non ci sarà tutto questo. Sono emozionata, quando sono molto emozionata nella vita normale mi commuovo, piango molto, quando sono molto emozionata e ho ballato per una vita, andavo sul palco, non mi commuovevo, ridevo, ridevo nel senso sorridevo, spero che riusciate a capire che comunque sono, solo perché una persona non si commuove, non piange, non vuol dire che non sia emozionata. Mi sono preparata degli appunti perché ho bisogno di avere questi appunti e dopo questa introduzione, cioè dopo che voglio che sappiate che faccio questo video poco tempo fa, perché poco tempo fa ne ho parlato liberamente su Facebook, sul mio profilo privato, in cui tutti sanno, la maggior parte sa che io sono stata malata per 15 anni di anoressia. 15 anni sono parecchi, non dirò nient'altro se non 15 anni, mi sono malata in giovane età, sono stata una pioniera dell'anoressia, ancora non se ne parlava. Non molto, e soprattutto non c'erano i social. Poi si è iniziato a parlare in televisione, ma adesso vi dirò cosa ne penso su in televisione o comunque c'erano dei libri. Inizierò a dire cosa penso di queste cose. Comunque non voglio dire nessun numero, nessun riferimento, ma sapete perché? Perché per me in passato è stato deleterio vedere video del genere. Cercavo delle informazioni, ma non perché mi facesse bene, ma perché poteva essere un'ispirazione e io non, a me non faceva bene e non voglio, visto che questo video voglio che possa essere d'aiuto a qualcuno, non voglio che nessuno possa trarre ispirazione da quello che ho passato io, nessuno. Quindi dopo la mia introduzione e dopo aver detto che sono appunto stata una pioniera, una malata in giovane età e per 15 anni, non so quando vedrete questo video se avrò già fatto l'altro sul mio percorso che è parallelo e non c'entra molto con questa cosa, anche se riguarda la nutrizione, ma è perché io ho degli altri problemi, quindi sono guarita da un bel po' di tempo. Allora, dirò delle cose a sprazzi, dei flash che riguardano la mia malattia, ma che forse possono essere interessanti e che spero possano aiutare qualcuno. Prima cosa, amo le uova, tantissimo, mi piacciono le uova da morire. Il primo cibo che ho mangiato sono state le uova, il primo cibo che ho mangiato dopo sono state le uova e l'ho mangiato, e questo mi fa tanto ridere perché l'ho mangiato con un aggeggino. I miei genitori che amavano tanto la tecnologia, noi avevamo spesso della tecnologia nuova in casa, e parlo di tanti anni fa, c'erano degli aggeggini che si mettevano nel forno a microonde e cuocevano le uova o alla coca o soda, eccetera. Il mio marito adesso ride come un matto perché io li adoro quegli aggeggini lì. E il primo cibo che ho mangiato è stato un uovo con un cuore morbido, con il tuorlo un po' morbido ed era buonissimo, ed era buonissimo, ed era buonissimo. E ho sentito proprio il mio corpo che l'ha ciucciato, avevo bisogno. Volevo dire grazie, io non so se ci siete, io non so se ci siete, c'è qualche mio compagno delle superiori e c'è qualche mio professore delle superiori, io ho fatto un liceo, e un liceo scientifico, e vorrei ringraziare anche il preside della mia scuola che in questo momento non c'è più, è mancato, ma voglio veramente ringraziare, vorrei potervi ringraziare tutti perché siete stati fantastici e in un periodo difficile come l'adolescenza mi siete stati vicini. Mi siete stati veramente vicini, non solo i miei compagni di liceo, anche altre persone, però io devo dire che non ringrazierò mai abbastanza voi ragazzi che non mi avete mollato un secondo e non mi avete detto cose particolari inerenti a quello, ma non mi avete mollato e mi avete, non lo so, è stato così bello e il presidio della mia scuola è stato favoloso e i professori meravigliosi, io non vi ringrazierò mai abbastanza. E invece sarò un po' controcorrente, vorrei dirvi che tante volte si ringraziano anche le persone che ci hanno fatto del male, tra virgolette. A me hanno abbandonato tante persone, abbandonato, hanno avuto paura, ma ci sta, non le condanno.
però non le ringrazio, nel senso che il dolore, come ho sempre detto nella mia vita, fa paura, però in quel momento non mi ha aiutato a crescere il fatto che mi abbandonassero delle persone, quindi a voi niente, vi comprendo e basta. Poi, una cosa che mi succedeva, faccio fatica, non pensavo faccio fatica. Una cosa che mi succedeva, adesso mi sto commuovendo, però non pensavo mi potesse succedere in camera di mia figlia, dove appunto il posto per le mani. Una cosa che mi succedeva, mi è successa e mi succede ancora, questo sì mi potrà aiutare nel mio percorso di alimentazione, è che quando vado al ristorante, anche oggi sono andata a mangiare fuori, devo sempre chiedere scusa perché lascio il piatto mezzo pieno, se non tre quarti, un tempo lo lasciavo molto pieno e sono stanca. Sono stanca di giustificarmi, di dire mi scusi, ero buonissimo, ma il mio stomaco è piccolo. Mi scusi, mi scusi, mi scusi. E chi sto chiedendo scusa? Ah, forse sono io, perché, cioè, non riuscire a mangiare una porzione intera di cibo, questo è rimasto. Ho uno stomaco molto piccolo e quindi devo modificare questa cosa e inizierò a breve. No, io stavo già iniziato. E non voglio più scusarmi nei ristoranti, assolutamente. Non è per carità, non è che devo svuotare 13 piatti, però vi assicuro che 15 anni di scuse, 20 anni, 25 anni di scuse sono pesanti. Ho sognato per anni di rompermi una gamba. Ho detto, ma perché non mi rompo una gamba? Perché pensavo che le persone potessero capire che una malattia mentale. Ma vi ripeto, io non ho avuto tanti episodi negativi, ma io vedevo la gente che mi guardava ed ero inguardabile. Punto. E se mi fossi rotto una gamba sarebbe stato esplicito il dolore che stavo provando. In realtà la malattia della testa, e non è la malattia delle meningi, è dentro la testa, a parte che non compromette tutta la tua intelligenza, per fortuna, però è una malattia difficilissima, è difficile perché non si comprende dove inizia, dove finisce, dove c'è il cervello, dove finisce il cervello. Una gamba rotta si rinsalda l'osso. Anni dopo avevo 2 anni, 33, forse mi sono spaccata il cuboide, ragazzi, fa un male bestia. Mi ricordo che quel giorno ho detto, beh, forse mi auguravo di rompermi una gamba. È una battuta. Però anche quando mi sono rotta la gamba non è stato molto divertente. Però c'è stato un momento in cui speravo di far capire che era una malattia, punto. Vorrei che chi mi conosce nella vita normale o anche chi ha visto, non lo so, non so chi vede i miei video, più o meno lo so, ci sono conoscenti e non conoscenti, ditemi pure che sono ingrassata, vi prego, non abbiate paura, sono ingrassata e potete dirmelo. Io adesso peso, boh, non dirò il numero, dico peso, non so, molto, molto di più, anche, no, chiudiamo il discorso peso, dico. Però sono ingrassata, potete dirmelo. Non è che prescinde tutta la mia vita, non sono etichettata tutta la vita da quella malattia. Io posso ingrassare e posso anche rimettermi in forma come devo perché devo tonificare un po', però sono fortunata, ho un fisico che mi mantiene abbastanza bene, però potete dirmelo, non c'è niente di male, non è che è un tabù. Ecco, è questo che volevo che fosse chiaro. E poi non ci vedevo, non vedevo bene, non vedevo bene, assolutamente, ma non ci vedevo proprio, non so perché, nel senso che non so se è un effetto vero della malattia, io non vedevo bene, probabilmente avevo così poco nel corpo che non vedevo. E se vivete in una città come Pavia, io vivo a Pavia dove c'è la nebbia, non è una gran bella cosa non vedere. Cerco di essere ironica, ma ho iniziato a vedere a un certo punto, ho iniziato a vedere e hanno smesso di tremarmi le gambe. E ragazzi, è stata una vita nuova. E vorrei semplicemente dire che tutte le volte che per strada vedo qualcuno, io ho una particolare sensibilità, oltre che nelle persone che sono evidentemente con questa malattia e quindi tutti se ne accorgono. Sto parlando in un italiano scorretto, ma faccio fatica, come capirete. Tutte le volte che vedo delle persone che hanno questi sintomi espliciti, mi sento come tutte le altre persone, le noto e le vedo, ma noto anche delle cose che gli altri non notano perché ci sono passati in mezzo, non starò a dire particolari, ma ci sono delle posizioni particolari del corpo magre che mi fanno intuire che una persona è malata. Mi fa male la pancia, mi fa male la pancia perché vorrei dire la cosa giusta, vorrei fare la cosa giusta a quella persona, ragazzo, ragazza, non voglio dire anche qui gli stereotipi, ragazzo, ragazza che sia. E non so cosa fare perché non so neanche che cosa
Allora non sapevo neanche che cosa avrebbero potuto dirmi che mi avrebbe fatto bene. Comunque, se qualcuno ha bisogno per quella malattia o per qualsiasi altra cosa, me lo chieda, me lo dica. Se posso fare qualcosa, io vi prego, se avete voglia di scrivermi qua sotto in privato in merito a questa cosa, non abbiate paura, parliamone e non parliamone noi. Naturalmente vi farete curare come io ho avuto il mio percorso di cura, però vorrei che quelle persone poter dire la cosa giusta e giuro, soffro da morire perché non so che cosa dire. Io che ci sono passata in mezzo per 15 anni. E niente. Basta, tutto qua. Spero di aver buttato giù un muro su me stessa, di dare una chiusura finalmente, perché che sto bene tanto tempo, ho avuto una bambina. No, durante la gravidanza mi ricordo formaggio, cracker, grana, probabilmente ho carenze di calcio, pasta al ragù, sono aumentata il peso giusto. Ok, ritorniamo a non dire assolutamente nulla, però un conto è uscirne, un conto è dargli una chiusura. E questa è la mia chiusura. E niente, scusatemi se sono stata in confusionaria, scusatemi se posso aver detto cose che hanno dato fastidio a qualcuno, e se avete voglia di commentare, scrivermi in privato, eccetera, sono qua. E quando non so quando uscirà questo video, non so. Se avete voglia scrivetemi, ma questo video non ha quello scopo. Torneremo a parlare di rossetti, spero. Ah, di maglioncini nuovi di moda. Io non sono sempre tanto brava con la moda. E basta. Ciao.